Desma, per quanto sia un amichevole, che valutazione dai di questa partita, di questo KO? Positiva per quello che serve fare una partita del genere. Abbiamo cercato di tenere la palla, magari ci è mancato la rapidità nelle ripartenze una volta conquistata la palla, però penso che non sia un'amichevole da buttare via o da pensare che sia stata una partita negativa. Sicuramente abbiamo cercato, abbiamo creato il primo tempo, sia nel secondo, anche il gol, poteva capitare pure a noi di fare un gol come è capitato a loro, una squadra che gioca sulla ripartenza, però penso che per quel che riguarda tenere la palla e cercare certi meccanismi, penso che si sia fatto qualcosa di buono. Senti, a 20 giorni dalla Supercoppa, in percentuale, a che punto è la Lazio? Un buon punto secondo me, stiamo lavorando bene, non è una frase fatta, ma stiamo lavorando duro come si deve lavorare in questi periodi. Abbiamo già cominciato a fare un po' di lavoro sul campo per quel che riguarda quello che dicevo prima, magari ci è mancata la rapidità nel ripartire veloce una volta conquistata la palla, però per il resto penso che siamo comunque. Senti, ti voglio chiedere una cosa sul calendario, un tuo commento sul calendario, è una partenza davvero, è vero che poi si dice che tanto prima o poi bisogna affrontarle tutte, però l'inizio della Lazio, considerando anche poi la Supercoppa e le prime 4 giornate, comprendendo il derby, di nuovo la Juventus, l'inizio non facile comunque con l'Udinese, sembra davvero un inizio in salita. Non so se in salita, è difficile, perché non sarebbe stato altrettanto con altre squadre, non cambia, non è vero, prima o poi le affronti a tutti, è ovvio che se affronti queste partite a distanza di 2-3 mesi non ti cambia, però sarà dura, ma non è impossibile da portare avanti. Cristiano, mai andate in Francia a sfida contro il Nizza, un'altra amichevole, la Lazio che non si ferma mai. Ti erano mai capitate due partite in 24 ore? Così di viaggiare un po', no, abbiamo fatto l'anno scorso, se non mi sbaglio, qualche volta due amichevole di seguito, ma per dividere un po' le squadre, però va bene così, divideremo le forze, ci penserà il mister a vedere chi gioca, se gioca come oggi di tempo in tempo. Serve, come dicevo prima, tenere la palla, cercare meccanismi, assentare i nuovi giocatori, a farli capire anche con questa partita come giocano un po' le squadre italiane, come è il calcio italiano. Cristian, è arrivato Biglia, lo stai vedendo in allenamento tutti i giorni, secondo te potete giocare insieme? Quelle sono valutazioni che deve fare il mister, ma non è il medesimo Biglia, deve vedere un reparto, deve vedere il reparto completo di centrocampo, non siamo noi due e basta. Un giocatore importante, quindi poi verrà il mister, sicuramente lui è un giocatore forte che ci darà una mano e siamo contenti che sia qui con noi. Bene, grazie. Una sola domanda. Come la tua intesa con Cataldo, come vedi questo ragazzo? Mi piace perché mi sembra un ragazzo, a parte le qualità, mi sembra vivo, mi sembra intelligente, mi sembra che smetta di pensare, di giocare, quindi sicuramente va portato piano piano come tutti. Cristian, un modulo nel primo tempo, un modulo nel secondo tempo, mai 4-1-4-1 che è il modulo che più vi piace. Tu pensi che sia il modulo che trovate meglio, anche in vista di una partita così importante? Insomma? No, penso che il mister sta cercando, come ha fatto anche l'anno scorso, di cambiare in corso, in partita in corso, di partita in partita, dipende chi c'hai davanti. Quindi stiamo provando perché siamo tanti, quindi c'è dei cambi, magari c'è un po' più di cambi rispetto all'anno scorso, quindi sta provando diversi moduli, ma si può fare tranquillamente, non c'è un modulo migliore, magari i risultati ti dicono che con un modulo l'anno scorso è fatto meglio dell'altro, però dipende pure chi c'è davanti. Grazie mille. Grazie.